E adesso invito Francesca Cascione a svelare il suo bozzetto. Grazie. Ci racconti come hai vissuto questa fase di preparazione per la festa della Bruna e a cosa ti sei ispirata, oltre che immagino al tema che ti è stato affidato? Sì, il tema mi ha subito entusiasmata molto, e mi sono subito messa all'opera ed è venuto tutto con molta naturalezza. E quello che volevo è che il mio carro fosse armonico, che rispettasse la tradizione, ma che avesse un tocco mio. Il tema di quest'anno è particolare. Come l'hai sentito questa scena? Cosa ti ha suggerito? Mi ha ispirata perché ho voluto rappresentare lo stupore e la meraviglia dei discepoli nel momento in cui riconoscono Gesù e lui contemporaneamente sta per ascendere. Infatti sarà sopraelevato Gesù rispetto alla sua seggiola e ci saranno le espressioni di stupore e fermento nei discepoli, perché vogliono subito correre e annunciare agli altri, al mondo, che Cristo è risorto, quindi di rallegrarsi. Quindi sarà un carro festoso all'insegna della gioia, di una presenza ancora viva tra noi. Certo, esattamente, è proprio questo il messaggio che voglio trasmettere, che Cristo è con noi e deve trasmettere gioia il carro e contemporaneamente anche spiegare, evangelizzare. Cristo è presente in tutte le parti del carro, così come lo è nella nostra vita, è avanti a noi per guidarci, è al nostro fianco, ci affianca sempre, è dietro di noi per proteggerci, è dentro di noi per custodirci. Come hanno preso in famiglia questa nomination, diciamo? Beh, si sono tutti molto emozionati, proprio come me, nel momento in cui l'ho saputo, e subito il pensiero di tutti noi è andato al mio papà, che sarebbe stato entusiasta di questa cosa e mi avrebbe sicuramente affiancata ed aiutata. Sono sicura che lui ha fatto il tifo da lassù per me e ha gioito. Grazie e buon lavoro. Grazie a te.